Allora, con Magda facciamo un altro salto nello spazio linguistico e nello spazio teorico. E questo salto ci porta un po', abbiamo fatto un po' un percorso in qualche modo a ritroso, siamo partiti dalle pratiche, siamo passati per come queste pratiche possono essere descritte, per cosa poi comporta il linguaggio che utilizzi anche all'interno di quelle pratiche, adesso arriviamo a capire perché sono necessarie quelle pratiche. Magda, quello che vogliamo chiedere a Magda è di introdurci all'interno della rimozione del passato coloniale italiano. Perché esiste questa rimozione, ma anche che cos'è il passato coloniale italiano? Lo sappiamo un po' tutti e tutte e tutto, che a scuola è una cosa che tendenzialmente non viene granché approfondita, se non nomi di battaglie e utilizzo di Ambaradan come gergo comune per definire il caos, ma non sappiamo nemmeno perché Ambaradan sia il caos ed è un caos potentissimo e terribile. E quindi, appunto, quello che vogliamo chiedere a Magda è che cos'è questo nostro passato coloniale? Perché esiste questa rimozione? Come questo passato coloniale oggi si esprime, si vede, cioè è innervato nella nostra società, anche all'interno poi delle leggi di fatto di stampo razziale che sono state portate avanti, da parte di questo governo. E quindi anche l'importanza dello sforzo, dell'azione di disvelamento che le compagne di Milano hanno fatto l'8 marzo. Ciao, sì, è un po' difficile, grazie. Oui. Era difficile lo stesso, comunque. Quando Gaia e Anna mi hanno chiesto di intervenire, gli ho detto no, perché sto cercando di consegnare la mia tesi, quindi non avevo bisogno di altri interrogativi che emergono sempre prepotenti in queste occasioni, però a loro non importa della mia tesi e quindi siamo qua. Cerco di arrivare subito a quello che diceva Gaia, mettendo dei punti in chiaro, insomma, per denunciare il mio posizionamento, non perché voglio che siano dei dogmi, ma perché magari ci si capisce un attimo meglio se si sa da che posizione parte la persona che sta parlando. E per posizionamento intendo questa volta un posizionamento teorico. Quindi gli assunti da cui parlo è che il capitalismo è razziale dalle sue origini, e con questo intendo dire che il colonialismo, che è un momento fondamentale della costruzione del capitale, sta all'origine della possibilità di darsi, insomma, del modello economico in cui viviamo. Quando dico colonialismo, intendo tutti i tipi di colonialismo, sia quello piantagione che quello a schiavitù, che il capitalismo di insediamento, che il capitalismo di sfruttamento, che il colonialismo di sfruttamento, che è il colonialismo, che più, diciamo, ha messo in atto l'Italia coloniale. Quando parliamo di Italia coloniale, spesso pensiamo al periodo fascista. È vero che l'Italia ha avuto colonie durante il fascismo, l'Italia ha avuto colonie ben prima del fascismo. Questo perché il colonialismo e il razzismo non sono un momento inscritto nel ventennio, no, ma la costruzione della razza, no, perché la razza non esiste. Ma è semplicemente il prodotto della razza, semplicemente, ma è il prodotto della razzializzazione, nasce con la scoperta dell'America, nasce con la tratta degli schiavi, nasce con lo sfruttamento delle risorse dell'India, del sud-est asiatico, dell'Africa e delle Americhe. Quando si dice che il capitalismo è razziale dalle sue origini, significa che noi non conosciamo altre forme di capitalismo che non si basino sulla gerarchizzazione dell'umano lungo la linea del colore, che ci ricordava prima Wei,
ma lungo altre linee che si vengono a definire nel tempo. E quindi quando parliamo del colonialismo italiano non stiamo parlando semplicemente del fascismo, ma stiamo parlando del fatto che l'Italia, lo Stato-nazione italiano, esattamente come tutti gli altri Stati-nazione che si sono fondati come imperialisti, quindi innanzitutto come imperi, nascono sulla definizione di chi sono loro in contrapposizione a chi sono gli altri. E questa distinzione non è qualcosa che ha a che fare semplicemente con il piano simbolico, con il piano culturale, è una distinzione che diventa materiale, che diventa struttura, che plasma la nostra società e non solo la nostra in termini geografici. Io insisto su questa cosa proprio perché in qualche modo ricollegare il colonialismo, il razzismo al fascismo ci porta a commettere degli errori molto gravi. Innanzitutto è quello di dare il monopolio della violenza razzista a coloro che si professano di destra, cosa che non è. Insomma, se c'è qualcuno che ha affossato lo Ius Soli è stato il PD. Ma qual è il rischio, appunto, dicevo, di dire che il razzismo è qualcosa di destra? Il rischio è quello di riconoscere la violenza solo quando si veste in un certo modo e di non vedere più quali sono le manifestazioni quotidiane, anche quando sono violente, del razzismo che viviamo. L'esempio più eclatante è l'esempio di Firenze, come sapete. Il giorno dopo le elezioni, il 5 marzo 2018, è stato ucciso a Firenze Idi Diene. Idi Diene era un ambulante senegalese di origine che viveva a Firenze da molti anni e che aveva adottato la moglie e le figlie di un altro ambulante senegalese che era stato ucciso da dei militanti di Casa Pound nel 2011. Idi Diene viene freddato da un colpo di pistola lungo un ponte in pieno giorno. In pochissimo tempo ci dicono che l'omicidio non può essere un omicidio razzista perché Pirrone, questa persona che ha commesso l'omicidio, aveva delle vestigia dell'URSS in casa. Allora, capiamo bene che se una persona ha delle vestigia dell'URSS questo non fa di lui o lei un campione dell'antirazzismo, no? Ci dicono che è il primo uomo che ha incontrato, però non è il primo uomo che ha incontrato perché abbiamo delle videoregistrazioni dell'atto, no? Che ci dicono che la vittima è stata scelta coscientemente, inconsciamente, non lo sappiamo. Sappiamo che questa persona ha deciso di sparare alla prima persona nera che ha incontrato, perché la vita di una persona nera in qualche modo vale meno della vita di una persona bianca. E quando parliamo di razzismo, appunto, lo guardiamo in termini anacronistici, no? Cioè il razzismo è qualcosa che non può esserci nel 2019, perché insomma le abbiamo già viste tutte. Che senso avrebbe? L'ha detto tra gli altri Matteo Salvini, insomma, che solo un imbecille può essere razzista nel 2000 e qualcosa. E a me sembra che sia pieno di imbecilli, anche se il problema non è... Sì, il problema evidentemente non sono i razzisti, ma il razzismo come struttura. E in questo senso ho un papà comunista e quindi farò dei discorsi un po' vetero, perdonatemi. La dimensione strutturale del razzismo è qualcosa su cui dobbiamo interrogarci prepotentemente, perché va a plasmare quelli che sono gli equilibri sociali del paese in cui abitiamo. Chiunque dica che il razzismo è qualcosa di superato, evidentemente ha perso i risultati elettorali delle ultime tre tornate. Proprio perché il razzismo non è una cosa liminale e non è una cosa superata, è riuscito a determinare il fatto che siamo tutti governati ora da una coalizione Lega 5 Stelle, insomma, in cui l'uno legittima le operazioni dell'altro. In qualche modo la Lega con la sua presenza legittima
le politiche economiche, vogliamo dire, dei 5 Stelle. E viceversa, i 5 Stelle mitigano l'impressione di estremismo che la Lega porta con sé. Eppure il decreto sicurezza, ora legge sicurezza che abbiamo visto, è evidentemente il punto più alto di razzismo istituzionale incontrato dopo le leggi razziali in Italia. Quando dico razzismo istituzionale, sto parlando del fatto che il razzismo sì è un fenomeno strutturale, dopodiché si manifesta in molti modi diversi. C'è un razzismo individuale, per cui, come abbiamo visto a Macerata, come abbiamo visto a Firenze, come abbiamo visto, ci possono essere degli episodi violenti in cui qualcuno decide di usare violenza verbale e fisica contro una persona che ritiene che razzializza. Abbiamo un razzismo strutturale, no? Che è il fatto che stiamo ancora in un contesto che dobbiamo definire neocolonialista e di cui non si parla e che è estremamente legato alla dimensione delle migrazioni forzate che stiamo vivendo oggi. E poi c'è un razzismo istituzionale. Il razzismo istituzionale è un termine, quello di razzismo istituzionale è un termine che abbiamo mutuato, come quasi tutto, dalla letteratura britannica, afroamericana, americana. Ma esiste una versione nostrana che ci è stata fatta da un'ottima studiosa che si chiama Claria Bartoli in Razzisti per legge. C'è anche un utilissimo decalogo disponibile online sulle fattispecie di razzismo istituzionale presente in Italia. Il primo punto di razzismo istituzionale sono violenze verbali espresse per propaganda da esponenti politici. Potete immaginare qual è il partito che sta in lista in cima alla graduatoria. Ci sono molti modi, io immagino che abbiate presente di cosa si tratti quando parliamo di legge sicurezza, del decreto sicurezza, la legge sulla sicurezza. Ci sono molti punti che sono chiari, no? L'abolizione dell'umanitaria, l'aumento dei tempi di confinamento all'interno delle strutture dell'accoglienza. Una cosa molto simpatica, che è veramente una beffa, è l'aumento del 25% del costo della cittadinanza, no? Per simpatia. Tutto questo lancia dei messaggi molto, molto chiari e ci impone di pensare diversamente le nostre prassi politiche, cioè di smettere di pensare che esistano... al contrario di quello che stavo dicendo, no, di imporci di pensare le dimensioni strutturali al di là delle categorie che abbiamo utilizzato finora, no? Non possiamo nasconderci che il movimento in Italia, la politica in Italia è sempre stata mossa da delle istanze di classe e che spesso le istanze altre, il femminismo, così come l'antirazzismo, così come l'ambientalismo, sono state viste come dimensioni sovrastrutturali. Io penso che che la razza, esattamente come il genere, sia invece una delle dimensioni strutturali attraverso cui non solo il capitalismo si organizza, ma la nostra intera società, il nostro intero sistema socio-economico simbolico si viene a organizzare. Per cui diventa fondamentale comprendere in che modo, no, questi concetti ci possono aprire a nuove prassi politiche. Gaia parlava di intersezionalità prima. L'intersezionalità pone una serie di interrogativi piuttosto che scioglierne. Non è un concetto, è un concetto molto utile, non è qualcosa che ci libera o che ci assolve. E in qualche modo è qualcosa che parte assolutamente, no, da ognuno di noi. Cosa vuol dire per me essere una donna? Non essere bianca, essere nera, forse non essere nera, forse sicuramente non essere bianca, sicuramente non essere ricca.
Sicuramente però essere del nord e non del sud Italia. A Padova piuttosto che a Poggiorusco. Povero Poggiorusco, non so neanche dove sia. E, insomma, in che modo le varie linee possibili di oppressione si vanno a intessere fino a determinare il mio punto specifico in una posizione, no? E in che modo la mia espressione politica è espressione totale e parziale del mio essere situato in quel preciso momento, in quel posto. E ci aiuta a capire moltissime cose, a mio avviso, ci aiuta a capire appunto come quella per lo Ius Soli sia una battaglia femminista, ci aiuta a capire perché quella per l'ambiente è una battaglia antirazzista, no? Stiamo fra quanto parleremo seriamente dei rifugiati climatici, ci aiuta a capire tante cose, la mettiamo così. E quindi, insomma, appunto, l'intersezionalità è un obiettivo, è un modo di interrogarsi su dove si è e dove si vuole andare, e soprattutto, appunto, come dicevo, è una necessità di rendere più complesso il discorso che andiamo ad affrontare. Spesso in Italia si cavalcano mode, tra cui anche quella dell'intersezionalità, al punto che a un certo punto sembrava che intersezionalità fosse un sinonimo di trasversalità delle lotte. Non lo è. Non vi risolve nessun problema, l'intersezionalità ve lo pone, ma nel momento in cui non siamo tutte e anche gli altri intenzionati a porci seriamente questi problemi, questi interrogativi, allora riusciamo a riconfigurare le problematiche che stiamo attraversando in un quadro di risposta e di azione politica diverso, a partire da quelle che io chiamo migrazioni forzate, e che insisto a chiamare migrazioni forzate non per togliere agency alle persone che arrivano, ma per ricordare che se non ci fossero dei problemi sarebbero dei viaggiatori e non avrebbero bisogno di fare la fila in questura. Non so se siete mai stati alla parte immigrazione della questura di Padova alla mattina alle 7. Non è una cosa che i viaggiatori fanno. In qualche modo il fatto che queste migrazioni forzate, mutatis mutandis, ci abbiano portato ad avere un governo di coalizione Lega 5 Stelle dovrebbe porci dei problemi. E evidentemente l'antirazzismo, che è strettamente legato all'antisessismo e la lotta al patriarcato, come ha dimostrato Verona transfemminista, come hanno dimostrato tutte le persone che indistintamente se la sono presa con donne migranti e qualsiasi tipo di minoranza che abbiano trovato sulla loro strada. Da molti anni a questa parte ci dimostrano, insomma, che in qualche modo stiamo tutte e tutti e tutte e tutto sulla stessa barca, che è una barca che sta affondando nel Mediterraneo e che in qualche modo dovremmo provare a rabboccare assieme. Grazie.